Giuseppe Garibaldi rappresenta un particolare vanto per questa città, non soltanto per il suo grande nome conosciuto da tutto il mondo, ma anche perché non era soltanto un generale, un soldato, un guerriero, ma era anche un filosofo, un poeta, un politico, un inventore. Ha saputo fare tanto e donare tanto alla nostra città e penso che qualcosa ci sia rimasto anche in eredità. Garibaldi ha vissuto per 26 anni a Caprera, dal 1856 fino al 1882. Il nostro arcipelago è il posto che ha preferito a qualsiasi altro, è la base che ha scelto per mettere le proprie radici. Garibaldi visita l'isola, la vede troppo vicina, dice no, non mi piace. Allora lo portano a vedere Caprera. E a Caprera c'è l'isolamento, il senso dell'isolamento. Poi non dobbiamo vedere Caprera ora con la diga, col ponte, eccetera. Ci voleva una barchetta che col tempo buono consentiva di arrivare a Caprera. Garibaldi acquista terreni e quindi si insedia. Questa casa è un pezzo di Sud America calato in Sardegna. Girate, vedete simboli massonici, vedete delle casette di stile inglese donate dagli inglesi, vedete un po' di tutto, vedete un pezzo di storia di Garibaldi che ha girato il mondo e ne ha portato un pezzo di mondo anche in questa casa. La casa sembra una specie di grande labirinto, ma in realtà era concepita in una maniera molto efficiente. Dall'ingresso si poteva accedere anche alla cucina, adesso il percorso è museale, quindi le stanze vengono toccate l'una dopo l'altra. In seguito si entra nella camera da pranzo, che è attualmente la camera dei cimeli garibaldini. Prima fra tutte naturalmente il poncho sudamericano, la camicia rossa, che nasce anch'essa in Sud America. Garibaldi usò per la prima volta la camicia rossa in America Latina quando acquistò uno stock di 10.000 camicie rosse per i suoi soldati e vestì la legione italiana di Montevideo. Chi vede Caprera davvero riesce a capire in profondità chi è stato Garibaldi. Se uno non visita la sua isola, in qualche modo rimane sempre il cliché del Garibaldi soldato e combattente, ma Garibaldi è stato anche molto altro. E lui in un censimento nel 1871 qui alla Maddalena si dichiarò agricoltore. Sentiva fortemente lo spirito della natura, lui era da questo punto di vista quasi una specie di panteista. È riuscito a conservare il paesaggio che c'era, però modificandolo in qualche modo anche a suo vantaggio. Caprera era totalmente disabitata e quindi, se vogliamo, l'impronta che lui ha dato, per esempio il fatto che Caprera oggi sia l'unica isola dell'arcipelago che ha i pini, dipende da Garibaldi, perché è stato il primo a iniziare la piantumazione di pini, che poi ha seguito la marina. Questo pino che è alle mie spalle fa parte degli alberi monumentali della Sardegna, è stato piantato da Giuseppe Garibaldi in occasione della nascita della figlia Clelia. Questo pino oggi vedete che è sostenuto, immaginatevi quanti anni ha, è un simbolo, uno dei tanti simboli di questo museo. Lui aveva un rapporto quasi carnale con Caprera, scrisse in una lettera che amava Caprera come il beduino amava la sua tenda. Da questo punto di vista in qualche modo esemplificativo del rapporto che aveva creato con la sua isola.